da una tonnellata esce una tonnellata. Esce una tonnellata per forza, perché non ci sono additivi. E a freddo non devo aggiungere nulla. Quindi da una tonnellata esce una tonnellata. Però esce una, a differenza di quello che mi esce dall'inceneritore, esce una tonnellata riutilizzabile. È diversa la cosa. Io parlavo un paio d'anni fa, è venuto in Italia il gestore del centro di San Francisco dove si fa la raccolta differenziata. Lui guadagna delle caterve di quattrini differenziando le immondizie. Mi diceva che solo con l'alluminio fa i soldi a palate, solo con l'alluminio, le lattine della Coca-Cola. Che stranamente, non so per quale ragione, ma è vietato dalla legge, con l'alluminio della lattina non si può rifare una lattina. Però lui fa, le vende a chi fa le finestre, chi fa le biciclette, che fa tutto. Quindi lui diceva che solo con l'alluminio lui ha già pareggiato i conti, poi tutto il resto viene col resto. Sì. Come? Sì. E infatti lui è venuto in Italia, io gli ho fatto da interprete, perché lui ovviamente non parlava italiano, gli ho fatto io da interprete una conferenza che ha fatto. E mi raccontava di queste cose che sono molto belle. A San Francisco è una città che non ha inceneritore. Buonasera, Montale, posso farle un'altra domanda? Scusi se la interrompo. Intanto le faccio i complimenti per l'intervento che ha fatto questa sera. Allora, io sono un chimico industriale e svolgo le analisi presso queste tipologie di impianti, generatori, turbogas, impianti di stoccaggio di gas e quant'altro. Le vorrei fare un paio di domande. Come ben sa, tra i diversi paradossi italiani, forse anche mondiali, sì, le autorità come l'ISPRA e come, perché sono molto simpatici, l'ARPA, regolamentano anche le tecnologie e le metodiche per svolgere le analisi ambientali. Come ben sa, per quanto riguarda le PM10 e le PM2,5, che magari si è anche parlato, il discorso di limiti c'è poco e niente, e anche a livello di tecnologia noi come laboratori siamo obbligati, perché l'ISPRA ci obbliga a utilizzare determinate metodologie. Certo, la legge. Come ben sa, e noi ovviamente come laboratorio non, o facciamo le analisi come dice l'ISPRA, o altrimenti non ha nessuna validità il nostro documento. La mia domanda è questa qui. Come ben sa, diciamo, le tecnologie utilizzate sono cicloni per le emissioni in atmosfera, quindi all'interno del camino, o utilizzando poi fibre in fibre di vetro o fibre di quarzo e quant'altro. Ovviamente questa è la tecnologia che noi dobbiamo utilizzare. Secondo lei, in base alle vostre conoscenze, quale tecnologia potremmo utilizzare migliorativa per poter discriminare in modo più dettagliato le nanoparticelle o comunque le polveri definite sottili? Ma guardi, quello che facciamo noi è una cosa molto, cioè noi le riusciamo a discriminare in maniera assolutamente perfetta, perché le mettiamo sotto il microscopio elettronico e noi le misuriamo praticamente senza errore. È chiaro che voi non lo potete fare, perché voi dovete fare, noi ci possiamo permettere di farlo in quantità piccolissime, possiamo permetterci di dedicare. A noi un'analisi ci porta via 3 giorni, voi non ve lo potete permettere 3 giorni per fare un'analisi, perché sennò alla fine dell'anno non avete fatto il volume. Scusi, una domanda, cioè lei la vede con il microscopio elettronico, poi l'analizza? Certo. Ma questo no? Certo. Però c'è stato un problema anche in Ascoli dove c'erano delle emissioni, allora io ho detto andate a vedere che tipo di particelle ci sono. Si può fare questo? Ma io lo faccio da 13 anni magari. Lei usa il SEM o il TEM per... L'ESEM, che è un SEM ambientale. Ambientale vuol dire che io lavoro a temperatura e a pressione ambiente. E questo mi serve, io posso lavorare anche in SEM, in realtà lo faccio anche, perché per esempio se io ho una... scusate, questo è molto tecnico, ma lo faccio presto. Se io ho qualche cosa di inorganico, non su una matrice, biologica, io mi posso permettere di lavorare in SEM. Se invece io lavoro, per esempio prima ho visto quella fotografia di quello spermatozoo, io in SEM non ho mai potuto farlo, l'ho fatto in ESEM, cioè a temperatura ambiente e a pressione ambiente. È un microscopio molto particolare, quello che abbiamo noi è l'unico che esiste in Italia, non è una cosa eccezionale, ha un costo, sono 400.000 euro, ci sono dei microscopi elettronici che costano molto più di 1 milione di euro, ci sono quelli che costano molto meno, ma
A noi serve quel tipo di microscopio, è un microscopio di tipo ambientale, cioè quella E davanti sta per environmental, cioè ambientale, ma può lavorare anche in serie. Io infatti ho consigliato al sindaco di San Benedetto che si vuole rivolgere a un ente pubblico per svolgere delle analisi preliminari del sito e durante la fase di realizzazione. Avevo consigliato il mio laboratorio, ovviamente un laboratorio privato, quindi non ha nessuna deviazione di tipo politico, eccetera, proprio per non avere di queste, diciamo, problematiche, quindi deviazioni, quindi comunali, politici e quant'altro. Se come laboratorio, giustamente mi diceva, come laboratorio privato è tutto poi anche quantificato con le spese, ma se come laboratorio privato volessimo in qualche modo interagire con lei per queste tipologie di analisi e di prove, si potrebbe fare qualcosa? Io lo faccio di mestiere, fra l'altro, io con molta insoddisfazione ho lavorato, e non lo faccio più, con le procure della Repubblica, non lo faccio più perché mi hanno bidonato in una maniera incredibile. Io ho fatto qualche centinaio di migliaia di euro di analisi che non mi hanno mai pagato, parlo di centinaia di migliaia di euro, mai stato pagato, mai sono stato pagato. Io addirittura ho fatto chiudere l'inceneritore di Terni, l'ho fatto sequestrare io. Lo conosco. Benissimo, sono sotto processo il sindaco, sotto processo penale, il sindaco di Terni, Raffaelli, il capo dell'ARPA, cioè tutto il gruppo di persone che mi hanno mandato io a processo. Non sono mai stato pagato e io ci ho lavorato sopra quasi un anno a questa roba, facendo analisi a non finire, quindi io non lo faccio più, ma io lavoro anche per gli enti, cioè io lavoro per la comunità europea. Adesso in questo momento sto lavorando per il governo norvegese, quindi io non ho problemi. L'unico problema è questo, che quello che faccio io, lo faccio solo io al mondo. E allora è un problema questo, perché non c'è confronto. Non è che dico, vabbè, allora lo faccio fare da un'altra parte. Già tempo fa sono venuti da me 5 soldati americani, perché in America, a farsi delle analisi su dei loro reperti, perché in America non le fanno queste cose. Dall'FBI, io settimana prossima ho delle persone dell'FBI in laboratorio da me. Noi siamo già andati 2 volte negli Stati Uniti, invitati dal Dipartimento di Stato e dall'FBI, proprio a spiegare queste metodiche, anche perché queste metodiche servono per prevenire certe forme di terrorismo. Adesso c'è qualcuno di voi che ama i gialli, film gialli, roba di questo genere? Se qualcuno, allora, ipotesi, c'è una riunione di politici importanti, per esempio, che discutono, tanto per dire quello che mi viene in mente adesso, discutono dell'istituzione dello Stato palestinese, per esempio. Quindi ci sono i palestinesi, ci sono gli ebrei, gli israeliani, ci sono gli americani, uguale, tutto in segreto si fa, perché tutte queste cose si fanno segretamente. C'è qualcuno che non vuole che questa discussione vada in porto felicemente. E allora che cosa fa? Prende delle nanoparticelle, sono facilissime da trovare, addirittura si fanno ingegnerizzare, si comprano, volendo, e io tutti i giorni, questi si riuniscono tutti i giorni in una sala, tutti i giorni ne metto un cucchiaio dentro l'impianto dell'aria condizionata. Dopo 6 mesi sono tutti malati di cancro, dopo un anno sono morti tutti. Nessuno si scopre del perché questi sono morti, nessuno lo può scoprire, il delitto assolutamente perfetto. Siccome l'FBI non dorme e sa che noi siamo capaci di fare vedere queste cose, sono venuti da noi a chiederci come facciamo. Ovviamente gli italiani, ma nemmeno il comune di Nonantola, provincia di Modena, dove io sono consigliere, mi viene a chiedere queste cose, viene l'FBI da me, viene il Dipartimento di Stato americano, Hillary Clinton, a chiederci cosa facciamo. Adesso il governo norvegese, però noi non siamo istituzionali, nel senso che facciamo una cosa che abbiamo inventato noi e noi la facciamo così, cioè noi in realtà delle leggi non ce ne frega niente, perché noi facciamo della ricerca. Quindi a noi, per esempio, come si misurano le PM10 dal punto di vista scientifico non ha significato, perché si misurano in maniera gravimetrica, non ha senso. Una particella da 10 micron di diametro pesa come 1000 particelle da 1 micron. Per la legge una particellona da 10 o 1000 particelle da 1 non fa differenza, pesano sempre uguale. Per noi fa una differenza abissale,
da una parte una particella che non fa niente, dall'altra mille particelle, ognuna delle quali è infinitamente più tossica di quell'unica particella, ne ho mille. L'unico modo di discriminarli è il laser? No, no, ci sono anche delle apparecchiature che lo fanno. Allora, mentre con l'ESM io posso fare delle cose molto molto più raffinate, per esempio vedere la forma, che è fondamentale per vedere la patogenicità. Per esempio, perché l'amianto è tanto patogeno? Perché è fatto ad ago. Una palla è molto meno patogena perché, a parità di volume, perché fa più fatica a penetrare in un tessuto o peggio ancora in un cervello. Io riesco a vedere la forma, la dimensione, ma riesco a vedere anche la composizione chimica elementare, perché nel mio microscopio elettronico ho un sistema ETS che mi dà senza nessun errore la composizione, non la composizione chimica, la costituzione chimica, ma la composizione elementare di quello che c'è dentro a queste particelle, cosa che con i sistemi normali, anche che usa l'ARP, cioè le centraline, chiaramente non si vede, non vedo nemmeno se ho delle PM, cioè ho delle 10 micron o delle 1 micron o delle 0,1, tutto insieme. Ci sono degli altri sistemi un po' più raffinati che sono delle centraline che dividono queste polveri per granulometri, per massa, no? Quindi quelle da 10 micron vanno in fondo, quelle da 1 stanno più sopra, quelle da 0,1 più sopra, e vengono fatte passare attraverso dei tubi con, io semplifico molto, per un raggio laser, e ogni particella che passa interrompe il raggio e fa una conta, no? Quindi io vedo quante in un campione, quante particelle da 10, quante da 1, quante da 2, quante 2,5, arrivano fino a 1, difficilmente arrivano sotto un micron. Noi vediamo anche roba molto molto più fine, però insomma, tecnicamente si può fare. Dal punto di vista legale no, perché le leggi purtroppo sono indietro mille anni. Buonasera, mi chiamo Massimo e sono di Martinsicuro. Dov'è? Qua. No, perché io lo sento che viene tutto là. Praticamente voglio fare due domande. Allora, da poco tempo in farmacia praticamente ci sono delle soluzioni per l'aria, cioè dei filtri che si mettono nel naso, no? E volevo sapere cosa ne pensi, se hanno validità tecnica oppure palliativo. Non ne ero a conoscenza, quindi non lo so. E perché dice che ovviamente bloccano anche le nanoparticelle? No, allora gli dico già che non può essere vero, perché sennò lei sarebbe già morto da un pezzo di mondizia. Perfetto, quindi già è mondizia. E secondo, aspettando che insomma, la gente si acculturi tutto quanto, per quanto riguarda il verde, insomma, vuole sapere se conosce la fitodepurazione e se sì, se pensa che sia valida come soluzione per la depurazione dell'acqua. Allora, la fitodepurazione funziona bene per certi inquinanti organici, che possono. L'organico è molto più trattabile. Perché pensi soltanto a carbonio e l'idrogeno, due elementi. Se io metto insieme carbonio e idrogeno, posso fare per esempio il metano, CH4, il carbonio e 4, idrogeno, ma posso fare anche il benzene, C6H6, sempre C ed H, sono due molecole completamente diverse. Posso fare il metano, l'etano, il propano, il pentano, il butano, tutto quello che mi pare, tutto quello, sempre con quei due. Con quei due elementi. Quindi l'organico è molto più trasformabile anche dalla pianta, per esempio, in qualche cosa di accettabile dall'organismo. Sull'inorganico no. Inorganico, per esempio, se io ho dell'arsenico, arsenico mi rimane. Quindi non solo, ma se io anche riesco a far assorbire alla pianta questa roba, poi va a finire che trovo il genio che poi quella pianta me la va a bruciare, e io quell'arsenico che ho succhiato poi lo libero da un'altra parte. Quindi. Mentre invece con l'organico, no, la fitodepurazione funziona.